Ciao, oggi vi faccio un giro del piazzale e vi faccio vedere gli ultimi pronta consegna che abbiamo. Tenete conto che siamo a metà maggio, per immatricolare il camper ci vanno circa 30 giorni, quindi non c'è ancora molto tempo per attrezzarvi per l'estate e siamo agli ultimi sgoccioli di magazzino, anche se abbiamo ancora un'ottima scelta, però pochi di ogni modello. Abbiamo tutte le lunghezze disponibili, partiamo dal più lungo, abbiamo ancora uno per ogni versione, abbiamo un Road Cruiser o Camp Scout B, cioè 636 letti gemelli col bagno tradizionale e senza colonna guardaroba sopra al frigo, quindi stile Summit, più arioso, però con letti gemelli e bagno tradizionale. Abbiamo questo esemplare su 160 cavalli, che ovviamente è un telaio Ivi come tutti di serie, i 636 del gruppo POSL, ma abbiamo anche ancora un Road Cruiser, quindi la versione col bagno centralizzato, con truma diesel, quindi entrambi truma diesel, entrambi 160 cavalli, cambiano i colori dei mobili, quindi grigio bianco o questo classico legno e il tipo di bagno, uno e uno. E di 636 abbiamo ancora anche un Road Cruiser nuovo, 160 cavalli, ma alla fine vi tengo una sorpresa per una chicca. 6 metri è ovviamente sempre la misura più venduta, quindi abbiamo un pochino più di magazzino, ma anche qua non abbiamo più molto, soprattutto dei più richiesti, cioè Summit 600 Plus, Twin Plus, Twin R, la versione col bagno centralizzato, e Celebration. Allora, le disponibilità ultime sono questo, che è l'ultimo arrivato, che è un azzurro lago, 160 cavalli ovviamente perché il Plus così è, Elegance, truma diesel. Macchina molto bella anche esteticamente, con questo colore particolare che cerchi da 16, doppia balestra, truma diesel, a 44.000 euro. Ovviamente tutti con la disposizione matrimoniale in coda, con un ampio gavone per attrezzature sportive varie. Quindi due Win Plus disponibili ancora, il lago azzurro colore Elegance interno grigio e bianco, e due argento o truma gas o truma diesel, e poi sono esauriti. Summit abbiamo ancora tre esemplari, tutti e tre grigi, però uno con mobile quercia in arrivo e gli altri due con mobili tradizionali. Il Summit, vi ricordo che è il modello con il letto più largo, senza colonna, guardaroba e frigo, e il bagno particolare con la parete attrezzata che isola la doccia per poter fare la doccia senza la tendina. Celebration. La macchina più aggressiva di prezzo sui 6 metri, 40.178 euro, già full option perché il Celebration è quello più ricco di tutti come dotazione, e ne abbiamo ancora tre, tutti e tre diversi uno dall'altro. Questo è il modello classico con il bagno con porta di legno e bagno di serie. Poi con 1000 euro in più abbiamo ancora un esemplare con bagno in stile Summit, quindi parete attrezzata con lavello traslante e porta scorrevole invece che porta in legno. E il terzo che ormai il tetto sollevabile va per la maggiore, Celebration, truma diesel, bagno classico e tetto soffietto, quindi 4 posti letto pronti con il massimo della privacy, massimo della vivibilità che si possa avere su un van, soluzione spettacolare sia per chi ha figli, sia per chi ha figli grandi che non possono più, che non vengono più spesso, ma che comunque non vi dovete vincolare a un camper magari più alto, ma con tetto sollevabile è una soluzione ottimale anche per quando siete soltanto in due. E tra l'altro 45.500 euro per un mezzo così accessoriato con tetto sollevabile è veramente stratosferico. Il bagno Celebration vi ricordo che è particolare perché tutto è rivestito in CPL, quindi fate la doccia bagnando tutto senza problemi perché non patisce, tutto bianco perché è tutto CPL.
540 abbiamo ancora solo due esemplari, un Rodcamp, quindi la classica pianta con bagno tradizionale da 42.800 euro su 130 cavalli, portata maggiorata, eccetera eccetera, terzo posto letto, e bagno tradizionale. E poi abbiamo ancora un R in versione Elegance, che non è questo, perché questo è venduto, e sarà grigio scuro ferro metallizzato, però con gli interni come questo, molto moderno, il mio interno preferito, grigio e bianco, con il bagno a porte centralizzate, dinette più grande, doccia separata e corridoio più largo. La scheda è del veicolo disponibile, quindi 44.700 euro in questo colore grigio scuro metallizzato. Per chi volesse il mezzo più piccolo in assoluto e più automobilistico della gamma Posel, abbiamo ancora un Campster. Questi sono venduti, ma ne arriva uno gemello a questo, quindi bianco, cerchio Lega 17, 150 cavalli, cambio manuale. Questa è la scheda di quello in arrivo, quindi 44.400 euro, con specchi richiudibili elettrici, radio climatico di serie. Cinque posti viaggio di serie, 4 posti letto, frigo e cucina sportabile, doppia porta scorrevole. Come 4 posti abbiamo ancora l'ultimo Kids Clever, quindi come il Celebration ma con doppio letto matrimoniale sovrapposto, con la particolarità che ha i pensili staccabili, quindi se siete in 4 con bambini piccoli, 2 pensili, stivaggio tutto disponibile, bambini dormono per lungo, man mano che crescono si tolgono i pensili. Se siete solo in 2, togliete il letto, mettete i pensili, nel giro di 2 minuti si fa tutto, però è un camper molto versatile. Tra l'altro la macchina ha 41.500 euro, nuova, 130 cavalli, full optional. Per l'usato non è la stagione migliore, quindi abbiamo più pochissimo, però abbiamo ancora un van da 28.000 euro, un Kiros, 110.000 km, e se volete un oggetto particolare di altissima qualità, compatto, abbiamo un bellissimo IE System che è un monoscocca, mezzo indistruttibile, 5,80 m con portamoto, unico proprietario, tenuto benissimo, molto spazioso, molto vivibile pur essendo corto. Qui avete il vantaggio della solidità, pari a un furgonato, con zero costi di manutenzione perché la scocca è indistruttibile, tenuta nel tempo incredibile, però con la massima coibentazione possibile. L'unica pecca di monoscocca è il prezzo, perché nuove ci vanno almeno 90.000 euro, ma sull'usato uno come questo con 35.000 euro ve la cavate, e tutto sommato le quotazioni sono meno esasperate rispetto ai van, perché si allineano un pochino ai van ma costano molto di più da nuovi. Se per voi il van è troppo piccolo, comunque abbiamo anche gli autocaravan. Lo step subito dopo al van da 5,99 m e il semi-integrale da 5,99 m, che però è un po' più largo, però è apprezzato da chi vuole comunque qualcosa di un pochino più spazioso. Per esempio questo è un Genesis Challenger 194 da 5,99 m, che ha la stessa disposizione di un van, però ha un garage con il letto a altezza variabile, quindi bici elettriche e quant'altro qui ci stanno tranquillamente. Stessa disposizione interna, però qui abbiamo il divanetto laterale sulla semidinette, oltre a panchette sedili, il lettino elettrico che scende, quindi già pronto senza dover trasformare la zona giorno, con il corridoio e l'uscita che rimangono liberi, e il bagno con il box rigido che separa la doccia.
su Ford, che sono già full optional, con 5 anni di garanzia meccanica e 7 anni di garanzia sulle infiltrazioni, 48.000 euro di listino. Poi se non avete permuta su questi veicoli in pronta consegna ci sono degli ottimi sconti. Abbiamo anche l'altro modello da 599 della gamma Challenger, che è il 170 Maggio, che è sempre lungo 599, però ha una disposizione totalmente diversa, molto particolare, una vivibilità pazzesca sulla zona giorno, perché abbiamo il letto basculante, eliminano completamente un letto fatto, quindi la zona, la pianta terra non è occupata da un letto. Abbiamo questa zona living dove ci si può mangiare in 14, e il letto basculante che scende, abbassa il tavolo elettricamente, e poi abbassa il letto. Quindi possiamo fare 4 posti letto sopra e sotto, oppure abbassando il letto fino in fondo abbiamo un letto bassissimo senza dover utilizzare scalette, e però da 1,40 abbondanti, e con comunque il corridoio libero. Frigo grande e il bagno in coda con una doccia da 80 metri quadri e un guardaroba posteriore a tutta larghezza, da una parte all'altra, 2,20 metri di armadio, quindi bagno come a casa. Questa è una macchina che, pur essendo un autocaravan, io sapete che non sono un fan di autocaravan, questa macchina mi piace davvero molto. Sempre su Ford, quindi anche qua 5 anni di garanzia meccanica e 7 anni di garanzia sull'infiltrazione. Riscaldamento a diesel, sia per uno che per l'altro. Non vi bastasse, abbiamo comunque anche dei bei 7 metri, ma serrato 7 posti, 7 posti viaggio e 7 posti letto, che ormai è molto raro, però questo è omologato a 7 viaggio. E invece per gli amanti dello spazio, l'ultimo 288 della stagione su 150 cavalli, con letto nautico, bagno da una parte, doccia dall'altra e semidivanet con divanetto laterale. In arrivo abbiamo ancora anche un 284, che è il modello sempre da 6,99, però con matrimoniale trasversale col garage più grande. Questo ha il letto regolabile in altezza, col garage ma un po' più piccolo. Ultima chicca, vi faccio vedere un paio di usati che sono appena entrati in magazzino, ma non sono ancora sul sito. Uno è questo Rimor europeo con garage, è un 2012 molto bello, da 29.900 euro. Settimana prossima, sempre di Mansalati, ci arriva un 7 posti con letto cassello trasversali, un Elnag Prince 57, anche quello più o meno sempre sui 28.000 euro. E poi abbiamo un piccolo mansardato molto bellino da 12.000 euro, 4 posti, e un motorhome da 22.000, mobilvetta su Iveco. L'ultima chicca che volevo tenervi per il finale è questo Revolution, che è il primo usato che ci capita di Road Cruiser Revolution, che è un 6,36 m con doppio letto in coda, oppure soltanto un letto regolabile elettricamente in altezza con 70 cm di escursione, che è la macchina perfetta e forse anche unica sul mercato per chi vuole portarsi dentro una moto dentro al veicolo potendoci dormire, oppure ideale per chi porta 3-4 biciclette elettriche che non vuole appendere all'esterno ma vuole dormire con le bici dentro. Macchina stra super mega accessoriata, con sospensioni OMA, sospensione ad aria, portamoto, antenna satellitare, 2 pannelli solari, Viesa, chipinai pianetta, su 3000, su motore 3000 Iveco, che è il Citroen ma era il vecchio motore 3000 Euro 5 con 400 kg di coppia che impenna. Macchina unico proprietario, venduta da noi nuova, bellissima, impegnativa, però veramente la macchina che è nuova passa i 60.000 euro ed è in offerta a 45.000 euro, lo troverete a breve sul sito.
il nostro fido Michele lo sta controllando e preparando e poi sarà disponibile. Allora, vi ricordo che queste sono le ultime pronta consegna, ma vi consiglio di sfruttare il momento per due motivi. Uno, perché a settembre i mezzi avranno 5 cavalli in più, ma avranno un costo di mediamente 1500 euro, 2000 euro in più già di listino. E in più c'è il rischio in autunno dell'aumento dell'IVA. Su 45.000 euro, tra il 3% di punti IVA e 1500 euro di costi aggiuntivi di listino, è una bella differenza. Quindi approfittatene adesso che siete ancora in tempo per l'estate. Ciao!